Ciao Caffretta! Sì! Oh, va bene! Basta, Diego, non gliene dar più, dai! No, no, lascia stare, lascia stare. Questo è l'ultimo colpo. No, non c'è nata. Vuoi fare un giro? Sì. Abbandoniamo tuo fratello e la mamma? Sì, dai. Ma dillo a Fiora. Ah, nulla. Ciao, bebè. Ciao, Daniel. E ora facciamo un bel giretto. Il giretto del parco. Diego, sei contento? Sì. C'è anche il piccolo Daniel. Daniel? Ma quanti anni ha lui? 5 e mezzo. Ah, madonna, parlantina ne hai, eh? Beh, lui ha un anno. Sei già grande, parli come un grande. Dopo ti riporto dove eravamo. Adesso ti porto là. Dove? Sempre, facciamo il giro del caseggiato. Adesso dove ci porto? Dove ti ho preso? Dove sei salito? Un po' di popcorn per le caprette? Dammene uno, Diego, dammene uno. No! Glielo do anch'io. No, no, guarda là quanto ti danno da mangiare. Qual è il grosso? E poi c'è quello là che sta... Vediamo se vediamo uno scopo per te. Perché si perde? E come faccio? Perfetto, buongiorno e benvenuti allo Zoo Safari di Ravenna. Io sarò la vostra guida. Sono ghiotta, Diego, piano. Ha mangiato? Di distinguersi le uve da... Amore, hai visto la giraffa? Misera, Diego, ma hai visto quanto sono grandi? E il nostro gruppo è costituito da 13 esemplari e tutte queste giraffe sono... In grado di proteggersi da sola grazie alla sua corporatura massiccia. Infatti bisogna sempre fare in modo. Diego, la gabbia è fitta a posto, così non ci danno mica dei capi. Mamma mia, guarda la buffona, guarda l'amore. Guarda Dania, vieni da mamma, vieni. Andiamo a vedere le tigri, aiuto! Infatti possiamo vedere più colorato rispetto a quello di... Grazie a questo mantello che in natura le tigri sono in grado... In base a ciascun individuo queste strisce sono più o meno evidenti. Chiara, guarda, è qui. Oddio, sono dietro. Giorni, addirittura settimane senza trovare cibo. E quindi queste sacche di tigre soffrono proprio da sostituzione di cibo che viene mangiare. Daniel, guarda! Sì, quanto è grande! L'ho mangiata! È schifo! Abbiamo pulito! Diego, non toccare tutto, non toccare tutto! Sono quelle come c'ha il babbo, eh? Grosso l'uovo dello struzzo, eh? Distroso, bravo, lo struzzo inoltre non è in grado. Sì, una volta no, non esisteva.
Subito dopo invece vediamo India, un'altra femmina appartenente però alla specie asiatica. Questi due esemplari sono arrivati da poco al nostro parco. Bello! Bello l'elefante! Elefante, guarda che lunga proboscide, guarda! Gli do un pezzo di mela. No, no, dai. I serpenti in generale si muovono poco, ma quando si muovono c'è un motivo. Magari arrivano e zacca, ti danno un bel beccone, ti danno. Thank you.